entriamo ancora nel presepe, perché è una predica, diciamo così, è una testimonianza del Vangelo, della Scrittura. E lo facciamo sempre con le parole di Papa Francesco, che sa cogliere, vedete, cosa c'è veramente nel cuore della gente. Sa parlare con semplicità al cuore della gente. È per questo che la gente lo ama. Per questo che la gente lo ama. Vedete, Gesù, chi è che non lo capiva? Gesù non lo capivano i saggi del tempo, i sacerdoti del tempo, potremmo dire i teologi, no, del tempo. I farisei, gli scribi non lo capivano. Ma Gesù era capito dalla gente semplice, perché la gente semplice sa cogliere meglio di tutti, sente il profumo della santità, della verità e dell'autenticità e si lascia toccare il cuore. Per esempio, Papa Francesco ci aiuta a capire il significato dei paesaggi che fanno parte del presepe. E sentite che cosa dice. I paesaggi che fanno parte del presepe e che spesso rappresentano le rovine di case e palazzi antichi, che in alcuni casi sostituiscono la grotta di Betlemme e diventano l'abitazione della Santa Famiglia. Cioè, ci sono dei presepi in cui la grotta di Betlemme è sostituita da palazzi antichi, molte volte anche diroccati, ecco, o soltanto le rovine in cui si rappresenta la nascita di Gesù. Queste rovine, dice Papa Francesco, sembra che si ispirino alla leggenda aurea del domenicano Jacopo da Varazze del secolo XIII, dove si legge di una credenza pagana secondo cui il Tempio della Pace a Roma sarebbe crollato quando una vergine avesse partorito. Vedete un po', questa vergine è Maria, che ha partorito, restando vergine. Quelle rovine, e qui il Papa poi ci spiega il significato, sono soprattutto il segno visibile dell'umanità decaduta, di tutto ciò che va in rovina, che è corrotto e intristito. Questo scenario dice che Gesù è la novità in mezzo a un mondo vecchio ed è venuto a guarire e ricostruire, a riportare la nostra vita e il mondo al loro splendore originario. Vedete come è possibile, da segni che a noi sembrano normali, cogliere invece la vera novità del Natale. Le rovine rappresentano l'umanità decaduta, e oggi più che mai questo termine ci interessa. Rappresentano tutto ciò che va in rovina, che è corrotto e intristito, e Gesù è la novità in mezzo a questo mondo vecchio. Gesù è la novità in mezzo a questo mondo vecchio. Veramente, che questo bambino rinnovi il vecchiume che abbiamo nel cuore. Ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao!